Nonostante la composizione della nuova giunta comunale, i problemi non finiscono, perché oltre al gruppo di Fratelli d'Italia capeggiato da Giorgio De Matteis, che è sempre molto critico sull'operato dell'amministrazione comunale, c'è anche il problema di Insieme per l'Aquila e Roberto Junior Silveri proprio questa mattina si è dimesso da capogruppo di Insieme per l'Aquila, gruppo escluso dalla nuova giunta comunale presentata ieri dal sindaco. Il consigliere ha annunciato il suo passaggio al gruppo misto durante una conferenza stampa in cui era presente soltanto lui. Silveri ha definito la nuova giunta di spessore, sicuramente autorevole, e ha augurato di fare il meglio. Poi però ha affondato: questo governo non mi rappresenta perché io come maggioranza non l'ho scelto, me lo sono visto calato dall'alto, ci deve far riflettere per il nostro mandato elettorale. Silveri è tornato anche sui motivi della sua candidatura: mi sono candidato spinto dalla voglia di cambiamento, con l'obiettivo di dare una dignità ai cittadini inascoltati, al contrario di come avveniva con il Sire Cialente, ha detto, con scelte calate dall'alto. Ma poi la delusione si riferisce all'ultima settimana. Il sindaco è stato sfuggente, dice Silveri, anche alle stanze di interlocuzione del nostro gruppo. Si è capito che la situazione stava andando in questo verso, ma non avrei mai immaginato di leggere i nomi della nuova giunta da una conferenza stampa. Questo è un grande problema politico. Se ieri avevamo una crisi di maggioranza forte, questa cosa secondo me non la agevola. Io ho dato tutto me stesso al sindaco, immagino che anche qualcun altro possa essere deluso. Da oggi inizia un percorso coraggioso che guarda soltanto agli interessi della città, un percorso che intraprendo da solo anche per salvaguardare il mio gruppo consiliare. Accettare il metodo dei tecnici esterni, sostiene Silveri, significa accettare che anche sulle scelte programmatiche per il governo della città. È come se il sindaco avesse di fatto commissariato il consiglio comunale, secondo lui, come se fossero stati azzerati i gruppi. È venuto meno il bene della maggioranza, dice Silveri, è per questo che gioco una partita da solo, quella del gruppo misto. Escludo però il passaggio all'opposizione. Sulla composizione della nuova giunta Silveri ha spiegato: abbiamo dato margine totale al sindaco, sia nomi tecnici che politici. Per me i veri assessori oggi sono Daniele Ferella, Fabrizio Taranta, Francesco Bignotti, Carla Mannetti e Raffaele Daniele. Il resto sono solo consulenti tecnici.